trovati a tutti. La distribuzione della pressione in questi ultimi giorni ricalca un po' quello che è la situazione tipica di fine inverno. Dobbiamo esaminare quindi tre masse d'aria, una di tipo artico-marittimo che lambisce ancora quale eredità della stagione i paesi più settentrionali dell'Europa, un secondo flusso di polare marittimo, quindi meno freddo, si pone in diagonale dal nord dell'Atlantico verso l'Europa orientale, mentre una terza massa d'aria domina sulle latitudini mediterranee e sulle vicine Atlantico, ed è aria quindi più temperata, ce ne siamo accorti, poiché sull'Italia le temperature sono decisamente al di sopra della norma. Dai contrasti tra queste masse d'aria nascono diverse perturbazioni, le quali scorrono ondulando oltre il 50° parallelo. Quella che vi sto indicando si approfondirà rapidamente nel corso delle prossime 48 ore, avvicinandosi anche al Mediterraneo e approfittando della funzione di esca esercitata da questo minimo di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, riuscirà a portarsi sull'Italia attraversandola da parte a parte tra venerdì e sabato. Abbiamo praticamente già detto tutto, ecco quindi la carta sinottica con le tre masse d'aria in gioco, le correnti sull'Italia che sono ancora meridionali, quindi umide e temperate, la depressione nordafricana che si avvicina ai nostri mari di Ponente, la perturbazione che scende dalle isole britanniche approfondendosi e punta ad attraversare l'Italia, appunto come abbiamo detto, a partire da venerdì. E proprio a venerdì si riferisce questa carta che rappresenta la situazione in quota nelle ore centrali della giornata. Notiamo la saccatura atlantica ormai in fase con quella nordafricana, un duplice peggioramento che interessa le regioni di nord-est, ma soprattutto quelle centrali e la Sardegna, in viaggio poi nella giornata di sabato verso quelle meridionali. Veniamo al dettaglio: giovedì nubi un po' su tutta l'Italia, qualche schiarita in più sulle regioni meridionali e su quelle del basso versante adriatico, qualche pioggia qui non segnalata, possibile tra Liguria di Levante e Toscana, temperatura ancora al di sopra delle medie, possibili strati nebbiosi sulla pianura padana. Ecco allora la giornata di venerdì, la perturbazione affronta l'attraversamento dell'arco alpino dove provoca nevicate oltre 1200 metri, ma solo lungo la cresta di confine, qualche pioggia in arrivo anche sulle regioni di nord-est, in serata sulla Romagna, in estensione poi anche alle regioni centrali e alla Sardegna, ancora illeso il meridione, infine la giornata di sabato 25 febbraio con il miglioramento al nord, invece il peggioramento al sud, con precipitazioni e calo delle temperature. Infine uno sguardo alla media scadenza con questa mappa probabilistica che ci mostra la nuova sortita dell'anticiclone nella giornata di lunedì 27 febbraio, quindi nuovo miglioramento, nuovo aumento delle temperature, ma attenzione perché le elaborazioni successive puntano l'attenzione su questa saccatura che vi sto indicando, che nei primi giorni di marzo potrebbe portare ad un ribaltone meteorologico sull'Italia con un peggioramento e ritorno delle piogge. Non rimane dunque che aggiornarci, vi attendo ai prossimi appuntamenti, un caro saluto, a presto da Luca Angelini.